Salve ragazzi, benvenuti anche oggi su Opinione di Luzzo. Oggi 28 novembre e siamo verso le 23:12 e la città me la darò alla fine. Come ogni giornata, oggi voglio iniziare con un tema scottante, quello che è scritto qui sulla lavagna, call center. Ragazzi, è una realtà emergente che prospera sempre di più nel mondo economico, ruotando per manovalanza per le grandi multinazionali. Ebbene sì, si tratta di aziende parassite come quelle che vendono i vini, i biglietti del teatro a beneficenza o quant'altro, fino ad arrivare alle grandi multinazionali che sono le compagnie telefoniche che più ci tartassano al telefono fisso che noi abbiamo in casa, dalla Wind, Telecom, Infostrada, Vodafone, chi più ce n'ha più ce ne metta. Telefoni in continuazione senza aver dato noi il consenso di utilizzare il nostro numero telefonico. E qui ci sono due allarmi da segnalare. Primo, per telefonate indesiderate si può andare a denunciare alla polizia postale per un reato di quello di disturbare la propria privacy e naturalmente dobbiamo farlo. Secondo, iscriversi al registro delle opposizioni dove quindi poter già ben visualizzare il fatto di essere persone che non desiderano ricevere telefonate da persone che non si conoscono. E terzo, ultimo punto, è che questa manovalanza che telefona purtroppo è manovalanza schiacciata dal mondo del lavoro, perché prendono la metà di una paga di un operaio, 3-4 euro all'ora, per stare lì tartassati mentalmente da dei motivatori, a dei responsabili di call center che li stanno lì col fiato sul collo a far sì che devono fare un risultato. E per portare quel risultato macinano vite umane, macinano persone logicamente. E questo noi dobbiamo fermarlo, signori, perché queste multinazionali, se non sanno come mantenere la propria fetta di mercato, non è colpa nostra. E quindi tantomeno devono smettersela di telefonare, disturbare a qualsiasi ora del giorno a delle famiglie che possono ricevere telefonate dai loro cari che sono all'ospedale o in altri luoghi indesiderati. Ok? Quindi loro stanno con il cardiopalma, con il cuore che gli batte per ascoltare se tante volte il loro caro sta male o sta bene. E invece cosa si deve ricevere? Salve, sono Telecom, la chiamo dalla nostra centrale di Roma, le volevamo comunicare le nostre nuove offerte, ma sono ridicoli. Se noi di Telecom abbiamo bisogno, c'è il 187, se abbiamo bisogno di Infostrada, c'è il 155, poi non mi ricordo quello che è di Vodafone o quale altra compagnia, A3 o quant'altro, dato che ce ne sono sempre una miriade di aziende telefoniche, ma queste sono quelle che tartassano più di tutti. E c'è una lobby tra di queste, che sia danno di questi numeri telefonici, la stessa Telecom li dà. Quando voi andate via, andate su Infostrada, la Telecom gestisce le vostre numeri telefonici e li danno a questi call center che prendono un mandato e loro si prendono la briga di telefonare, perché la Telecom stessa non chiama, perché sa benissimo che sono passibili di denuncia. Quindi questo lavoro sporco, questo lavoro nero, lo fanno fare a dei menestrelli che naturalmente fanno delle società di copertura, in modo tale che usano anche loro dei prestanome su quali devono convogliare le possibili denunce o quant'altro, logicamente. Quindi è un passaparola tra diverse persone, ok? Però vengono filtrate i nominativi. Quando c'è il registro delle opposizioni, loro cliccano in modo tale che questa persona non verrà contattata, perché dopo due denunce che loro ricevono, il call center chiude, ragazzi. Questo lo dovete ben sapere, forse su internet avete visto il registro opposizione.it, ma non avete cliccato abbastanza. Appena ricevete queste telefonate, subito prendere il nome, cognome, l'ora che state chiamate e la mattina dopo alla polizia postale per far sì che queste telefonate non vi arrivino più. Bisogna farle in massa, in tanti, perché basta con questa cosa. Ho capito che devono lavorare, ma fate il numero verde, mandate una lettera. Tramite la Telecom o quanti altri per far sì che chiamate per le nuove offerte, non che loro chiamino in maniera del tutto arbitraria, presa dalla loro posizione su quello che è l'interesse della propria azienda per mantenere la loro fetta di mercato. Sono in deficit, sono pieni di buffi, sono cavoli di loro. Noi non ci devono disturbare sulla nostra quiete di vivere nella nostra casa. Basta con queste persone. Diciamo, urliamola a gran voce che se la devono smettere con questa cosa. Registro delle opposizioni, denuncia alla polizia postale, ragazzi, perché c'è un marcio dietro queste call center. C'è un marcio dietro questi call center. Volete capire? Leggete bene quello che è scritto qua nella lavagna.
Questo volete memorizzare e questa manovranza venga ben pagata almeno per quello che fa. Grazie ai numeri verdi che li chiamate voi, li contattate voi e spendessero soldi in pubblicità per farlo, ragazzi. Non che mandano delle persone che sono dei sciacalli, degli avvoltoi nel mercato economico per accaparrarsi due soldi, perché vendono due soldi sui contratti telefonici che poi stipuleranno attraverso la vostra la telefonata che voi direte sì, accetto uno suo appuntamento a casa o fate il contratto telefonico. Io guarda, ragazzi, ve lo dico con tutto il cuore, rinunciate a questa scelta. Buttate giù la cornetta e denunciate, ragazzi. Siamo a Montignano, cercatelo su Google Maps. Arrivederci.